Abbiamo acquistato e provato l'iPad, il nuovo dispositivo portatile di casa Apple. Aprendo la scatola, l'iPad si presenta come una tavoletta del peso di circa 700 grammi, avvolto in una pellicola trasparente. Nella scatola, oltre ad alcuni scarni foglietti illustrativi, troviamo un cavo di collegamento e un adattatore USB per la presa di corrente. Come per l'iPhone, è presente un unico tasto per l'accensione. Una volta acceso, l'iPad si presenta come il desktop di un PC, un sensore in grado di orientare automaticamente la visione delle icone in base a come lo si tiene in mano. Lo schermo, da quasi 10 pollici, offre una buona visione. Se lo si spegne o lo si utilizza in ambienti luminosi, però compaiono subito riflessi e ditate. Per inserire dati si può utilizzare una tastiera touchscreen. La tastiera è piuttosto ampia e comoda, provando a digitare un testo non si incontrano particolari problemi. Manca tuttavia un rapido accesso alle lettere accentate che si inseriscono tenendo premuto il tasto corrispondente. Anche il posizionamento del cursore tramite una lente di ingrandimento non è molto pratico. Sul desktop ci sono varie schermate, all'interno delle quali sono state posizionate diverse icone, corrispondenti ognuna a un'applicazione. Come nell'iPhone, le applicazioni si possono scaricare dall'App Store. Alcune applicazioni sono piuttosto interessanti e sfruttano al massimo le potenzialità grafiche e multimediali dell'iPad. Questo programma di chimica, una tavola degli elementi interattiva, ne è un buon esempio. Anche alcuni giochi sfruttano molto bene le potenzialità di questo dispositivo. In questo videogame, ad esempio, l'iPad si trasforma in un vero e proprio volante da gara. Grazie alle casse integrate, la qualità del suono dell'iPad è piuttosto buona. Anche solo guardando la forma di questo dispositivo si intuisce che l'iPad è uno strumento ideale per visualizzare immagini e foto digitali. L'iPad può essere usato anche come lettore ebook. Attraverso l'applicazione di Amazon si possono scaricare diversi libri elettronici. È possibile regolare luminosità e dimensione del carattere per agevolare la lettura. Lo schermo è però retroilluminato come quello di un normale monitor da PC. Come si può notare dal confronto con il Kindle 2, la visibilità dei testi regge il confronto solo in ambienti chiusi, ma quando la luce aumenta, lo schermo dell'iPad mostra tutti i suoi limiti.